Accade a volte, molto più spesso di quanto pensiate, che fatti inspiegabili sconvolgano la normale routine familiare, catapultando i testimoni in incubi che diventano reali e che dimostrano come forze invisibili possono agire indisturbate, scatenate dalla mente umana o da una volontà propria. Prima di cominciare, ci tengo a fare una doverosa premessa. Dopo aver raccolto informazioni per questa puntata, tramite un social network sono entrato in contatto con un membro della famiglia di cui vi parlerò tra poco. Si tratta di una parente che all'epoca dei fatti fu testimone oculare. Questa persona ha voluto sottolineare come alcune informazioni del resoconto, scritto dai due ricercatori intervenuti subito dopo gli eventi, siano state riportate in modo errato e, soprattutto, ha evidenziato come la famiglia, vittima di questi fatti, abbia solo voluto dimenticare quegli avvenimenti che 40 anni fa entrarono prepotentemente nelle loro vite. Non desiderano alcuna pubblicità e, da parte mia, penso che continuare a parlare di questa storia non sia corretto nei loro riguardi, ha affermato. Ti posso dire solo questo e ti giuro che è vero. Chi aveva gli studi, le competenze e l'esperienza per valutare quanto accaduto non ha saputo fornire alcun dato certo, né ipotesi o decodifiche precise in merito a tali episodi che si sono risolti spontaneamente, senza alcuna indicazione da seguire. Come vedi, in mancanza di alcun tipo di spiegazioni e di conclusioni, rimane ben poco a cui interessarsi. Tant'è vero, ha poi dichiarato, che dall'epoca dei fatti ad oggi nessuno all'interno della famiglia ne ha mai più parlato. Non ha però in alcun modo smentito gli avvenimenti che in quell'estate del 1979 sconvolsero le loro vite. Tenendo ferme le fonti dalle quali ho attinto queste informazioni e preso atto dal punto di vista della famiglia, mi sembra rispettoso ed educato illustrare i fatti usando dei nomi di fantasia, sia di luoghi che di persone. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questa è la storia di Palazzato. L'anno scorso, per puro caso, mi sono imbattuto in una vicenda che ritengo molto interessante. Accadde nell'estate 1979, a Palazzato, un paese friulano di circa 3.000 abitanti a pochi chilometri da dove vi sto parlando. A raccontarlo, seppur per testimonianze raccolte e mai per diretta osservazione, furono i professori Aldo Martelli e Ferdinando Bersani, due docenti, nonché ricercatori, membri del Centro Ricerche e Studi Parapsicologici di Bologna. Lo fecero attraverso un articolo pubblicato sulla rivista trimestrale di parapsicologia del CSP, risalente all'aprile-giugno 1980. Il loro sopralluogo fu richiesto dal comune, che invitò i due ricercatori a fornire un proprio parere sui fenomeni paranormali che ormai da tempo prendevano scena in un'abitazione privata e che avevano attirato non poca attenzione da parte di stampa e popolazione. Di questi fatti i due ricercatori avevano ricevuto poche notizie e tutt'altro che attendibili. La stampa e i notiziari televisivi avevano trattato l'argomento sporadicamente ed in chiave a volte prudente e altre ironica, prendendo sempre con distanza l'argomento senza mai approfondire. Si diceva infatti che nell'abitazione della famiglia, che come premesso chiameremo villa, da luglio accadevano cose strane, fuori da ogni logica. Oggetti volavano e si distruggevano sotto gli occhi di parenti e autorità. L'abitazione era praticamente sotto una costante azione distruttiva, ma nessuno pareva scorgerne l'origine. I componenti della famiglia Villa, dal canto loro, avevano dapprima cercato di mantenere un certo riserbo sulla questione, fino a quando, stremati, non chiamarono in soccorso carabinieri e sindaco. I ricercatori giunsero a Palazzato alle 20:30 di domenica 9 settembre. Una volta in municipio, vennero accolti dal sindaco e da alcuni suoi collaboratori. Era presente anche il medico condotto del paese, dottor Salvemini, che riferì quanto egli stesso aveva potuto vedere nell'abitazione della famiglia Villa. Dopo una veloce cena, si recarono presso la residenza per fare una prima conoscenza dei componenti e fissarono un incontro per il mattino successivo. Dalla raccolta di nuove testimonianze, quindi, si cominciò a delineare la cronologia degli eventi e a comprendere come, i primi fenomeni, ebbero inizio al mattino di sabato 28 luglio, quando la signora Maria Villa, sbrigando le faccende domestiche, udì dei rumori provenire dalla cucina. Fu lì che notò dei bicchieri rotti sul pavimento. Ma lo stupore soggiunse quando,
Una volta raccolti tutti i cocci dal pavimento, un nuovo rumore attirò l'attenzione della signora che nel voltarsi si accorse della rottura di nuovi bicchieri. In seguito fu il turno di alcune bottiglie in cantina, dopodiché nulla più. Verso le 19 dello stesso giorno i fenomeni si sarebbero ripetuti con la rottura di altri due bicchieri. Il giorno successivo, alle 11.30 di domenica 29 luglio e alla presenza di alcuni parenti in visita, i fenomeni si sarebbero ripetuti ancora fino a che i Villa richiesero l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del parroco locale. Ancora una volta i fenomeni continuarono sporadici, fino alle 19, per poi cessare. Da quel momento e fino a domenica 2 settembre non si ebbero più manifestazioni. Ma qualcosa era cambiato perché i fenomeni ripresero più furiosamente di prima, estendendosi dal piano terra a quello superiore e provocando la distruzione di tutti i vetri delle finestre e delle porte interne, oltre che dei suppellettili e di tutte le stoviglie infrangibili. La situazione era senza ombra di dubbio degenerata. Il signor Villa, supponendo che il tutto potesse essere causato da sostanze gassose fuoriuscite dalla dispensa, presente sotto la casa e un tempo adibita a vasca di macellazione, contattò nuovamente i vigili del fuoco. La sua ipotesi nasceva dal fatto che l'edificio, risalente al 1946, era stato un macello pubblico e che la vasca, che in passato conteneva carogne di animali e detriti vari, invece di essere ripulita, era stata colmata con materiale di riporto. Ma questa fuga di gas come poteva giustificare gli oggetti che balzavano via da mensole e stipetti? Furono presi in considerazione anche i numerosi aerei che sorvolavano ultimamente la zona, ma furono scartati come causa scatenante. Quando in settembre i fenomeni ripresero, la famiglia Villa decise di rivolgersi al municipio. L'amministrazione comunale di suo si attivò prontamente, pensando che i fenomeni potessero anche essere causa di turbamento in paese. E infatti a settembre, quando tutto riprese a manifestarsi e gli articoli sulla carta stampata avevano dato spazio al caso, la voce si sparse a macchia d'olio fino ad attirare una folla di curiosi che stazionava sera dopo sera davanti casa Villa, tant'è che i carabinieri e vigili urbani erano dovuti intervenire più volte per controllare la situazione. Ma la vita di paese sa essere davvero curiosa e la cultura del pettegolezzo sa essere tanto radicata quanto persistente. Dico questo perché nella serata di lunedì 10 settembre, nonostante i due ricercatori decisero di presentarsi in incognito e a tarda sera, passando per il terreno dei vicini e senza dare alcun preavviso, appena fecero per suonare il campanello, un gruppetto di curiosi si catapultò davanti l'abitazione. Il sindaco, in quella sede, raccontò come davanti ai suoi occhi una bottiglia di vetro si era frantumata a terra, senza vedere né l'origine del fenomeno nel suo svolgimento. Decise così di attendere qualche altro episodio e pose una bottiglia di vetro sulla soglia interna dell'ingresso della cantina. Straordinariamente, la bottiglia si frantumò, ma mentre il sindaco era intento a guardare altrove. L'esperimento, a suo dire, fu svolto altre 5 o 6 volte e le bottiglie si ruppero ogni volta, ma sempre quando nessuno li osservava. I ricercatori tuttavia evidenziarono l'esistenza di una porta che dall'esterno concedeva accesso in cantina, ma il sindaco escluse che qualcuno avesse potuto aprire la porta, rompere la bottiglia e richiuderla senza essere né visto né udito. Anche perché quella mattina in casa vi erano ben 11 persone e tutti avevano lasciato l'abitazione verso mezzogiorno, raccomandando alla famiglia discrezione sui fatti. E invece, appena arrivato a casa, il sindaco fu nuovamente contattato, i fenomeni erano ripresi ed oltre al movimento di alcuni coperchi cominciò un pericoloso volo di sassi. Questi, provenendo dall'esterno, entrarono in casa rompendo alcune finestre. Alla fine ne furono contati ben 36. Anche nel caso dei sassi, la loro presenza venne rivelata dal rumore prodotto senza mai vederne l'origine del movimento. Il sindaco lasciò nuovamente l'abitazione verso le 13 e ci tornò verso le 15.30 con i fenomeni ancora in corso. I sassi proseguirono la loro azione distruttiva, danneggiando ancora finestre e rompendo un pezzo di lavandino che fu ritrovato in cortile. Quel pomeriggio, oltre alla famiglia al completo, nell'abitazione erano presenti una 20 di persone, il parroco, il maresciallo dei carabinieri e il medico. E proprio il medico, come fu per il sindaco,
aggiunse una sua personale testimonianza dei fatti, raccontando che martedì 4 settembre, recatosi in visita, si trattenne per informarsi un po' su eventuali novità. Per un'ora e mezza non accadde nulla, e dopo che i due figli del signor Mario furono usciti, il padrone di casa offrì al medico un bicchiere di vino. Dopo aver bevuto, lasciarono i bicchieri su di un tavolo del soggiorno e scesero in cantina per verificare eventuali nuovi danni. Ad un tratto udirono un rumore secco provenire dal piano superiore e, saliti di corsa, trovarono uno dei bicchieri in frantumi nel corridoio. Il dottore ammise anche di aver avuto qualche sospetto verso i due figli del Villa, ma escluse che avessero potuto fare così tanti danni senza essere mai scoperti. Il sindaco affermò anche di aver consigliato ai Villa di non procedere ad alcuna pulizia e di lasciare evidente lo stato dei danni, in modo che i due ricercatori avessero potuto vedere con i loro occhi i risultati dell'azione distruttiva. A tal proposito fu proprio il fratello di Mario ad aggiungere interessanti elementi, comunicando che in sua presenza un sasso fermo sul pavimento aveva cominciato a colpire una porta, poi il vetro del forno, ma senza romperlo, finendo poi la sua corsa su una finestra e danneggiando la tapparella in quel momento abbassata. Altro episodio interessante fu quello accaduto una sera in cui la signora Maria e il figlio Luca erano soli in casa. Un forte rumore attirò l'attenzione della signora verso la camera da letto e fu lì che trovò una piastrella, una di quelle avanzate da vecchi lavori edili che erano accatastate in soffitta. Anche in questo caso, con il bambino in bagno che si rifiutava di uscire per la paura, la signora ammise di aver trovato la piastrella in posti diversi, come se si fosse mossa più volte, ma senza mai vederne il movimento. E mentre era intenta ancora a comprendere cosa stesse accadendo, si verificò anche l'esplosione di una lampadina. Tra tutto questo susseguirsi di fenomeni, vi fu anche un episodio che coinvolse il parroco di un paese vicino, inviato dal vescovo per effettuare una sorta di esorcismo e che, avvicinatosi alla casa, vide la sua automobile colpita da un paio di sassi. Il parroco di Palazzato di suo riferì ai due ricercatori alcuni episodi di cui egli stesso fu testimone, come quando un bicchiere in vetro gli sibilò vicino l'orecchio, volando dal tavolo del soggiorno. Anche il parroco escluse a priori uno scherzo o un trucco. Paradossalmente, lo stesso prelato volle compiere qualche esperimento e lasciò una bottiglia vuota e tappata in cantina, che successivamente ritrovò a rotolare sul pavimento. Rimessa la bottiglia al suo posto, ma senza tappo, la ritrovò in frantumi e anche in questo caso, come negli episodi precedenti, senza vederne il momento della rottura né il volo. I due ricercatori a loro volta effettuarono gli stessi esperimenti, sperando di ritrovarsi testimoni di almeno un episodio simile a quelli descritti. Ma nulla accadde. D'altronde, i fenomeni sembravano cessati da un po', se si esclude quello avvenuto in garage domenica 2 settembre, ambiente dove la famiglia cercò di vivere un pranzo tranquillo e durante il quale un pezzo di metallo colpì un vetro della credenza. Ad ogni modo, di quella povera casa l'unico locale ad essere stato risparmiato da queste manifestazioni fu il salotto, compresi stranamente i vetri delle finestre e della porta interna. La stanza in questione, curiosamente risparmiata dai fenomeni, fu anche l'unica costruita ex novo, dunque la sola non risalente al 1946. C'è un'altra testimonianza, secondo me, degna di essere riportata. Il fratello di Mario Villa affermò che, dubitando dell'innocenza dei nipoti, li radunò in un angolo della cucina, tenendoli sotto stretta sorveglianza, ma nonostante ciò, gli oggetti continuarono a rompersi ad opera di sassi volanti. In un altro episodio restò strabiliato quando sua cognata, con l'intenzione di accendere una luce, azionò l'interruttore, ma nello stesso istante una sveglia volò via dalla credenza mentre contemporaneamente la lampadina appena accesa esplose, spogliandosi del bulbo in vetro e lasciando intatto il filamento. Alla fine tutti i testimoni confermarono elementi comuni, come il fatto di non aver mai potuto vedere l'inizio degli spostamenti degli oggetti, nonostante si fosse provato a sorprenderli anche con una certa furbizia. Come quando un amico di famiglia si appostò dietro una tenda o come quando più volte vennero appoggiati oggetti per così dire civetta, ma questi volarono o si infransero sempre quando venne loro interrotta la sorveglianza. Provate per un momento a mettervi nei loro panni. Provate per un minuto a vivere lo stato d'animo dei Villa in quelle umide settimane d'estate del 1979. Era evidente come fortunatamente
le manifestazioni furono concentrate sull'abitazione e non sui suoi occupanti. I ricercatori provarono anche ad indagare verso qualche causa emotiva, chiedendo ai ragazzi Giuseppe e Luca se avessero avuto qualche motivo per voler andare a vivere altrove. I due confermarono a più riprese che a loro quella casa piaceva molto, ma Luca affermò qualcosa che parve poco chiaro e molto enigmatico. Il ragazzino, infatti, disse che secondo il suo parere le cause erano da ricercare in qualcuno che non amava la casa, senza però specificare se intendesse qualche familiare o qualche estraneo. Ma è giunto ora il momento di riferire il fenomeno forse più sensazionale di tutti, quello che accadde in cantina, dove il signor Villa ritrovò una damigiana contenente 40 litri di vino, senza il suo rivestimento in paglia, appoggiata in malo modo ad un muro. Il Villa accorse a recuperarla e, poiché la damigiana tremava sotto le sue mani, chiamò in aiuto i figli e la moglie perché la tenessero ferma. Mentre ciò avveniva, corse in cortile a sistemare delle assi in legno per poggiarvela sopra. Terminato il delicato trasporto, rientrarono tutti in casa, ma un frastuono li attirò nuovamente in cantina. La damigiana, che poco prima era stata spostata in giardino, ora era nuovamente lì, in cantina, ma in frantumi, ed il vino aveva allagato l'intero pavimento. Arrivò il giorno in cui i due ricercatori dovettero lasciare Palazzato. Tante furono le testimonianze raccolte e le supposizioni fatte, ma la soluzione, o quantomeno una spiegazione dei fenomeni, erano ben lontane dall'essere trovate. Se di poltergeist si trattò veramente, e volendo valutare statisticamente chi era presente e chi no quando si verificarono i fenomeni, questi furono in maggior parte la signora Maria Villa e suo figlio Luca. I professori Martelli e Bersani, prima di andare, riunirono la famiglia per spiegare le loro parziali conclusioni in merito ed illustrare in cosa consistesse il fenomeno del poltergeist. Ciò nonostante, i due non videro mai alcun fenomeno. Circa un mese dopo il loro sopralluogo, il signor Villa telefonò per ringraziare e per comunicare che, al di là di qualche sporadico episodio, i fenomeni sembravano essere cessati. Se si fosse trattato di poltergeist o di altro, non lo sapremo mai. Restano, però, tantissimi interrogativi e tanti dati oggettivi in comune ad altre storie simili, dove autorità, religiosi e vittime videro o credettero di vedere ciò che sfugge ancora alla comprensione umana. Di qualunque cosa si fosse trattato, quella casa fu oggetto di continui danni ai quali ragione umana non seppe dare volto, forse perché davvero invisibile. Io sono Enzo Barone e quello che hai appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desideri, puoi condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Cronache dall'altro mondo è disponibile su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e Spreaker ed offrirà presto dei contenuti extra ai quali potrete accedere all'indirizzo www.paranormale.com. Se sei a conoscenza di storie simili nelle tue vicinanze, puoi iscrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.